Amiche ed amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey, ben ritrovati dalla pista Antonio Armeni, il capannino di Follonica. Sta per iniziare gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto tra il Galeo Follonica e il Y Sport Valdagno. Una buonasera da Enrico Giovannelli accanto a me, come sempre. Maurizio Ceccarelli, ciao Enrico, buonasera a tutti. Maurizio, questa è la sia partita dove non c'è domani. Eh sì, partita dentro o fuori, gara 3 tra Follonica e Valdagno. Siamo sull'1-1, partita ovviamente decisiva. Allora, grazie alle riprese di Andrea Burgio, la regia di Leonida Romualdi, subito con le formazioni. Iniziamo dal Valdagno. Credo che abbiamo anche la grafica che ci supporta. Valdagno schiera praticamente la squadra di sabato sera, anche se manca un giocatore, ma andiamo con ordine. Il portiere Bruno Sgarea, il numero 10, il 2 Davide Montanari, il 4 appunto Niccolò Crocco, che prende il posto di Giovanni Clodelli, è rimasto a casa con l'influenza. Un saluto a Clodelli. Col 7 Gaston Tonci d'Oro, l'8 Davide Piroli, il 21 Fabrizio Martin Ciocale, il 29 Mattia Cocco Fioraso, capitano, 79 Marco Gonzalez Rovirosa, l'88 Manuel Mil Reale, portiere, secondo portiere Filippo Fongaro, il numero 1, in panchina Diego Edgardo Mir Garzia. Andiamo allora poi con il Follonica, formazione tipo Leo Barozzi, che oggi compie gli anni, Maurizio. Eh sì, comincia a invecchiare anche lui, eh? Eh sì, sì. Meglio, sembra un bimbetto di 25. Assolutamente in forma smagliante. Poi con il 3 Andrea Montauti, il 5 Davide Banini, grande Davide Banini, 7 Federico Pagnini, il 9 Marco Pagnini, il 15 il nuovo Golden Boy Francesco Panini, il 57 Oscar Bonarelli, 75 Fernando Hernan Montigel, 77 Didac Lobet Solar, l'altro portiere Gabriele Irace, in panchina Sergio Alberto Cascim Beja da Grasa Silva. È davvero uno scioglilingua. Gli arbitri del match, due internazionali, Alessandro Eccelsi di Novara e Claudio Ferraro di Bassano, l'ausiliario Nello Lorenzoni di Follonica. Le ultime raccomandazioni, Maurizio, ambiente caldissimo, ci sono anche le brigate bianco-blu arrivate da Valdagno, siamo pronti. Sì, grande atmosfera, grande pubblico, grande tifo, come avevamo detto mercoledì scorso era previsto, insomma, che stasera qualcuno da Valdagno arrivasse, sono arrivati, direi che gli ingredienti ci sono tutti, davvero grande calore, grande atmosfera per una sfida davvero importante come quella di questa sera. Senti, tra l'altro gli Ultra Eagles sono arrivati presto, perché ho visto la merenda dietro il palazzetto. Hanno fatto il merendero come facevano negli anni d'oro, e comunque alla vigilia di sfide importanti e decisiva, stasera una sfida importante, una di quelle, e quindi il tifo organizzato del Follonica è presente in maniera massiccia e si fa sentire. Stato dunque il minuto di raccoglimento per Eugenio Allegri. Maurizio, un tuo ricordo? Beh, io ho avuto occasione un paio di volte, insomma, di collaborare con lui, di parlare con lui, una persona molto intelligente, una persona fine, elegante, molto seria e molto attaccato al suo lavoro, veramente. Ricordiamolo, lui era un direttore tecnico, lui era il direttore artistico del teatro di Follonica, davvero una grande persona. Dispiacere, la notizia improvvisa che ha lasciato veramente tutti di stucco. Persona veramente, una bella persona. Il ricordo per Eugenio Allegri del capannino. E ora è davvero
quasi tutto pronto, manca solo Leo Barozzi, che ricordiamolo oggi, proprio oggi, compie gli anni, va coi 35. Porterone del Folloni e della Nazionale si fa attendere, come giusto che sia, all'invitato. E ora però Barozzi prende la strada per la sua porta e sta per iniziare gara 3 tra Galileo Follonica e Y Sport Valdagno. Chi vince va in semifinale, chi perde chiude qui la stagione. Tanto subito un tiro da parte di Motaran. Maurizio, noi però bisogna raccontare le prime due gare, che curiosamente sono finite entrambe a rigori e il punteggio finale è stato 8-7 Follonica a Valdagno, 8-7 Valdagno a Follonica. Sì, sono finite praticamente allo stesso modo, entrambe si sono concluse con i tiri di rigore, quindi grande equilibrio. Il Follonica in gara 2 ha giocato un'ottima partita, anche se il vantaggio iniziale del Valdagno sul 3-0 può raccontare un'altra storia, ma io ho avuto la possibilità di rivedere un po' la partita, le immagini, insomma le fasi più importanti. Direi che il Follonica ha costruito davvero tanto, ha avuto tantissime occasioni e solo un po' di imprecisione e la sfortuna hanno impedito alla squadra di Sergio Silva probabilmente di chiuderla prima, però il punteggio dice così, 1-1 dopo le prime due partite, quindi tutto si giocherà in questi 50 minuti del capannino. Sì, e altra curiosità, nelle prime due partite il Valdagno va segnato il primo minuto, qui l'abbiamo superato il primo minuto. Ormai il gol al primo minuto non ci sarà più stasera. Intanto ci prova Davide Banini, palla larga, è arrivato anche un fallo però di squadra. Si pareggia il conto, uno per parte. Sempre formazione maremmana anche questa sera in maglia bianca, mentre la classica divisa da trasferta del Valdagno, la maglia grigia. I colori sono praticamente uguali. Tanto Tonci De Oro, gran protagonista anche qui in gara 2, gol addirittura nel secondo tempo supplementare. Manovra sempre De Oro, che pare, si dice, si sia promesso al Grosseto per la prossima stagione. Ora Montigella per Marco Pagnini, le finte, limite dell'area, va giù, colpo duro subito mi è sembrato da Motara. Pagnini non ha fatto una piega. C'è da battere dunque questa punizione, va Davide Banini in lancio a cercare Montigel che finisce a terra, finisce a terra però anche il capitano del Valdagno Mattia Cocco, anche lui in gol sia all'andata che al ritorno di questo quarto di finale. Sempre Davide Banini indietro per Marco Pagnini che la butta in mezzo, un tiro accompagnato, la pallina rimane lì e poi il fallo commesso da Montigel che ha sbilanciato la ripartenza di Motaran. Può ripartire allora proprio il roccioso difensore, ma dotato di un tiro al fulmicotone, proprio Motaran che manovra, sfera per Piroli, poi intercetta per un attimo la difesa del Follonica. Motaran colpisce Davide Banini, si scusa subito. Gli arbitri hanno fermato per un secondo la partita. Riprende allora Federico Pagnini per Montigel. Ancora Marco Pagnini.
Sfera per il capitano Fede Pagnini, primi minuti sostanzialmente di studio, Maurizio. Sì, beh, come era prevedibile, insomma, le due squadre stanno molto attente, insomma, in queste prime fasi cercano di capire che tipo di partita sarà, insomma, è abbastanza normale in sfida di questa importanza, insomma, ricordiamo stasera ci si gioca tutto, quindi una delle due dovrà abbandonare, insomma, la competizione, quindi grande attenzione soprattutto da parte delle difese. Sì, tanto recupera la pallina il Follonica, se ne sono andati i primi 3 minuti e mezzo, intanto arriva un fallo, ancora un fallo di squadra, c'è da dire che i falli stanno aumentando però. Ha tolto la parola di bocca, 3 minuti, insomma già 5 falli di squadra, beh, insomma non sono pochi, però la partita è importante, quindi ci può stare. C'è da battere dunque questa punizione in attacco per la formazione maremmana. Questa è la sfida dopo le due in campionato e i match di semifinale World Skate Europe, la terza dei playoff. Quindi insomma in stagione Follonica e Valdagno se le sono date di santa ragione per tutto l'anno praticamente. Dopo la pallina Montigel, in campionato una vittoria subito nella prima giornata per gli azzurri di Silva, 4-1, poi al ritorno 1-1, il World Skate Europe 3-2, la vittoria con un gol praticamente nel finale di Davide Banini che ha mandato in finale il Follonica, che poi ha perso contro il Calafell di Marti Casas, ma davvero partite emozionanti. Poi le due sfide qui dei playoff dei quarti di finale, 4-4 al termine dei tempi regolamentari in gara 1, mentre al ritorno e poi vittoria per 8-7. Tanto pericolo in aria con Cocco, la difesa allontana, dicevo, poi pericolo in aria vittoria per 8-7 del Follonica Valdagno, e poi al ritorno 6-6 ai tempi dopo i tempi supplementari, e vittoria però 8-7 del Valdagno qui al Capannino. E ora si gioca questa decisiva gara 3 con tanto pubblico, Maurizio. Beh sì, veramente la curva ha un colpo d'occhio davvero fantastico, bella, insomma era un po' di tempo che non si vedeva, un po' per il Covid, un po' anche perché insomma non c'è stato il gol di Marco Pagnini, la botta da lontanissimo, Follonica avanti. Eh sì, Marco Pagnini porta avanti il Follonica, non era mai successo in questi playoff. Sì, grande, grande, grande gol, grande tiro di Marco, che appena ha visto lo specchio ha lasciato partire una bordata incredibile, e questa volta Sgaria niente ha potuto, Follonica che quindi mette la freccia, passa avanti dopo 5 minuti e poco più. Rivediamo intanto il gol di Marco Pagnini, che poi salta letteralmente in balaustra a raccogliere l'applauso dei suoi tifosi. Eh sì, un gol dopo 5 minuti e 11 secondi dalla media distanza, fulminato Bruno Sgaria, che ricordiamolo era stato votato, è stato votato come l'MVP di gara 2, quindi per dire che il match è stato fantastico fino all'ultimo secondo. Assolutamente sì, ha fatto una partita a Sgaria davvero importante, ha salvato tante volte la sua porta dalla capitolazione, premio giusto, meritato, insomma, per un portiere che sta facendo davvero una grande stagione. Valdagno però vuole subito reagire, va a Cioccale, poi indietro per Cocco, davanti a cercare Piroli, indietro per Motaran subito al tiro, la palla deviata, la blocca Leo Barozzi, ci sarà dunque ingaggio, un tiro che rimbalzava davanti al porterone De Maremmani, visto bene di bloccare poi la pallina a Barozzi. C'è dunque ingaggio, lotta Banini,
alla fine alla meglio su Cioccale, recupera Davide Banini, Montigel, mi sembra Maurizio meno frenesia che negli altri incontri, gioco un pochino più ragionato. Beh, ma è normale, insomma, abbiamo detto questa è una partita e non ha un domani, quindi in questi 50 minuti ci si gioca una stagione intera, quindi è ovvio, insomma, che le due squadre cerchino di non sbagliare nulla, conoscono perfettamente quali sono pregi e difetti dell'avversario e quindi è tutto normale. Intanto Fede Pagnini a tu per tu con Sgarbi, prova a saltarlo, la palla però viene respinta dall'estremo difensore del Valdagno. Si era ritrovato solissimo il capitano degli azzurri sulla battuta rapida della punizione, saltata la panchina del Valdagno con Diego Mir che sta riprendendo a gran voce i suoi giocatori, poi Fede Pagnino è riuscito a inquadrare la porta. Tanto in pista anche Francesco Banini con le sue bordate, due gol, ha riacciuffato il Valdagno. Va Marco Pagnini, Montigel, il tiro ribattuto, alla fine può andarsene Gonzalez, anche lui in pista, c'è il tocco di Leo Barozzi, dunque la punizione per i veneti. Recupera la pallina a Cioccale, indietro per Motaran, ma il passaggio non è preciso, Motaran tenta di rilanciare l'azione, in qualche modo ci riesce, poi va anche al tiro, ma i gambali di Montigel bloccano tutto, poi Francesco Banini, Fede Pagnini, già rientrata la difesa a veneta. Ancora Marco Pagnini, finita a terra un giocatore, ma il fallo lo ha commesso la squadra maremmana. 4 falli per il Galeo Follonica, 3 per il Wasport Valdagno. Abbiamo giocato 8 minuti, Maurizio. Sì, però c'è stato un rallentamento perché erano partiti veramente a mille anche con i falli. Negli ultimi minuti, insomma, si sono un po' assestate le due squadre. Motaran, va Gonzalez, salta un po' gli avversari, Motaran, pericolosissimo questo attacco veneto, poi no, la pallina larga, è entrato in pista anche Lobet che ha un score importante proprio contro il Valdagno, ben 5 gol in questa stagione, non sono pochi No, non sono pochi, ma contro il Valdagno sì, ma è una stagione importante per Dida, anche perché come abbiamo detto anche in altre occasioni è partito davvero con grande umiltà, si è messo a disposizione al servizio della squadra e fino a questo momento, insomma, i risultati gli stanno dando ragione. 16 minuti esatti alla chiusura del primo tempo, il gol dopo 5 minuti di Marco Pagnini, vantaggio maremmano, ma questa è una partita lunghissima. Fede Pagnini per Lobet, contrastato, deve tornare sui suoi passi, sfera per Francesco Banini, ancora lo scambio fra i due, Francesco Banini poi si libera, tenta di entrare in area, va giù, non c'è fischio, contropiede veneto, arriva Motaran che non trova Cioccale, si lotta su ogni pallina, va la conclusione Gonzalez, ma lì c'è Barozzi, recupera ancora Cioccale, non molla il Valdagno, formazione davvero ben allenata e messa in campo da Diego Mir, e Sergio Silva ha chiamato un time out. C'è Cocco per Cioccale, c'è stato un tocco di pattino e finalmente arriva un time out, Maurizio. Ma una partita che fin qui, tensione alle stelle, si affetta col coltello, si dice, no? Sì, grande tensione, grande concentrazione da parte di tutte e due le squadre. Mi sembra che il Follonica abbia il pallino del gioco in mano, ecco, insomma, il Valdagno ci prova, insomma, soprattutto in ripartenza, però
messe bene in campo, in pista tutte e due, dobbiamo dire, sia il Follonica che anche il Valdagno di Diego Mir. Partita tattica, insomma, si cerca di sbagliare il meno possibile e di sfruttare ovviamente le occasioni che le squadre concedono. Fino a questo momento ci dobbiamo accontentare di questo, vediamo se poi, insomma, col passare dei minuti le squadre si allungano un po' e magari viene fuori qualche gol e anche un po' di spettacolo in più. Beh, sai, i tifosi vogliono vincere, quindi lo spettacolo è relativo. Quello assolutamente. Devo dire la verità, le brigate mi sembrano un attimino ancora in attesa, ma insomma, onore a loro, e sono arrivati, eccoli qui inquadrato da Andrea Burgio. Stasera è difficile contrastare il tifo del Follonica. Stasera è complicato, anche perché insomma tutta la tribuna, credo almeno 500-600 persone ci siano tutte. Assolutamente sì. La rimessa in gioco è per il Follonica. Va Francesco Banini, gli fa strada al fratello Davide, poi sfera per Lobet. Ancora Fede Pagnini. Scambio sempre a centropista, va Davide Banini, tenta di superare Tonci De Oro in seconda battuta, arriva Cioccale. Banini riesce a scaricare verso il fratello Francesco, che poi viene chiuso, allora contropiede del Valdagno. Tonci De Oro va al tiro, ma lì c'è Barozzi. Palla per Francesco Banini, chiuso da Cocco. Lobet. Ancora Francesco Banini, Davide, Fede Pagnini. Un po' di possesso palla a centropista. Fa trascorrere qualche secondo in più e trovare le giuste vie. Va al tiro poi proprio Francesco Banini, la parata di Bruno Sgarea. Rupera la pallina a Follonia, poi Sgarea riesce a intervenire. E allora De Oro. Scatta Cioccale, bloccato nell'angolo, si lotta in due. Alla fine arriva il fischio. Decisione salomonica, si va all'ingaggio. Non era più giocabile questa pallina. Lo vince l'ingaggio Davide Banini, ora Francesco. Cercare Lobet. Ancora Davide Banini, che ha un po' di spazio, ma poi arriva Cioccale a disturbarlo. 13 minuti esatti alla chiusura del primo tempo. Ma una partita che riserverà emozione a non finire. La parata di Barozzi su Tonci De Oro, e ci sono gli applausi della curva valdagnese. Francesco Banini, Davide. Follonia quando riparte sta attento, Maurizio, diciamo così, perché non vuole rischiare i contropiedi. Sì, si cerca di non buttare ovviamente via la pallina. Intanto c'è un fallo su Francesco Banini, fallo di squadra. Qualcuno magari chiedeva il cartellino, ma gli arbitri hanno optato per un fallo di squadra. Dicevo, insomma, si cerca di evitare anche magari tiri non sicuri, che insomma una ribattuta può chiaramente lanciare il Valdagno in contropiede, quindi ci si pensa bene prima di tirare. Follonica molto attento e molto concentrato. Recupera Davide Banini, va al tiro, la palla filtra ma poi viene deviata. La rimessa in gioco è per il Follonica, Lobet e Fede Pagnini. Va lo spagnolo per Davide Banini. Sergio Silva sta facendo ruotare un po' i suoi giocatori, sa che la partita è lunghissima. Lobet
armeggia contro Bruno Sgarra, alla fine è arrivato un fischio. Punizione per il Follonica. Cercare ancora Davide Banini. Ora Francesco, un po' spinto da Cioccale. Valdagna è salito a 5 falli di squadra, 3 quelli dei Maremmani. Ancora Francesco Banini che prova al tiro, una rasoiata larga. Al tiro potente, ma da lì insomma è un po' lontano. Un po' lontano, però aveva trovato lo spazio, lo spiraglio, quindi secondo me ha fatto bene a provare, perché insomma, conosciamo tutti, no? La forza di Francesco Banini, se inquadra la porta, insomma sono dolori per i portieri avversari, quindi soluzione ottima secondo me. Va ancora Francesco Banini, lo fermano in tre, arriva Fede Pagnini, lo spazio per Lobet, la conclusione, para Sgarra, poi Francesco Banini si lamenta, è davvero un assalto all'arma bianca, esce vittorioso il Valdagno. Ora Tonci De Oro, gran botta, si tuffa Lobet e va a deviare, recupera Cioccale, anche Cioccale al tiro, sempre Lobet, praticamente da schermo difensivo. Maurizio, sì, no, stavo guardando l'azione precedente, effettivamente il Tonci ha toccato con il pattino, però insomma gli arbitri hanno ritenuto che insomma il tutto fosse involontario. Ancora Lobet nell'angolo per Davide Banini, che prova a mettere in mezzo, la palla deviata, recupera Cioccale, davvero si sta viaggiando con intensità, anche se il ritmo non è altissimo, ma ogni azione è un pericolo. Rientra in pista Davide Motaran, Gonzalez, Cioccale, ora proprio Motaran, Gonzalez, scatta De Oro, poi la pallina, Motaran, scagliata da Motaran, scatta De Oro, poi la pallina, scagliata da Motaran, che va sulla ribattuta, non c'era spazio dopo la respinta di Barozzi. Lavora in difesa anche Lobet, mentre viene richiamato in panchina al suo posto, rientra Marco Pagnini. Intanto il tiro di Davide Banini, largo di un soffio, recupera Montigel. Va a dargli una mano Francesco Banini. Poi il servizio per fratello Davide, in qualche modo la pallina torna a Francesco Banini dietro la porta, prova un alza e schiaccia, nulla da fare, lì c'è Motaran. Poi Francesco Banini si impegna, ma sono in due. Alla meglio il Valdagno con Cioccale per Motaran, a spazio il tiro, una gran legnata ma larga. Davide Banini, Francesco, Montigel. Credo che Silva l'abbia preparata in questo modo, fa rimanere lontano Banini, poi Francesco e poi qualcuno deve ripartire in velocità. Sì, sì, può essere che Sergio l'abbia preparata in questa maniera, una partita che ha studiato attentamente, perché insomma il Valdagno è avversario davvero molto difficile da superare. In questi 3 giorni credo che abbia studiato tutte le mosse insomma possibili e immaginari. Sergio è uno molto meticoloso, è un tecnico che veramente sta attento a tutto, e insomma è così, è una partita così, Enrico. Ci riprova il Valdagno, Tonci De Oro, mentre rientra in pista Piroli al posto di Cioccale. Dubito servito, Davide Piroli, 32 anni, arriva però un fischio, c'è stato un blocco, e allora sesto fallo di squadra quando mancano 8 minuti alla prima sirena. Recupera la pallina Francesco Banini, indietro ora è rimasto Montigel, torna Banini, mentre anche Mir sta chiamando il suo time out. Ancora Montigel, ma ci sono due avversari, lo scarico per Francesco Banini che va in velocità,
qualche onda, poi limite dell'area, tenta di mettere per Marco Pagnini che tira verso la porta, salva tutto, sgaria Marco Pagnini. Intanto il fallo di Francesco Banini. Marco Pagnini con il gol realizzato al quinto minuto, è arrivata a 3 nei playoff. E ora il time out chiamato da Diego Mir. Tra l'altro tra Follonica e Valdagno ci sono molte similitudini, anche se l'Hockey Club Valdagno è nato nel 38 con il dopolavoro della società Marzotto e poi si iscrisse alla Serie A nel 1946. Il Follonica sostanzialmente è fondata nel 1952, ma poi Valdagno ha vinto ben 3 scudetti, 2009-2010, 11-12 e 12-13, 2 Coppa Italia, 12-13 e 13-14, 3 Supercoppe Italiane, 10, 2010, 2011 e 2012, e il primo scudetto nel 2010 in finale proprio contro il Follonica, 3-1 nella serie. Follonica invece ha vinto praticamente tutto, 4 scudetti nel 2004-2005 contro il Bassano, 2005-2006 ancora contro il Bassano, 2006-2007 contro il Viareggio, così come nel 2007-2008 9 Coppa Italia, nel 77-81-82 e poi dal 2005 al 2010 6 di fila, e quella più recente nel 2018 3 Supercoppe, 2005 che è stata la prima edizione, 2006-2008 una Coppa Cerz contro il Bassano nel 2004-2005 e soprattutto Maurizio, la Champions League che qui a Follonica chiamano figlia unica. Quest'anno nel 2006-2007, quest'anno potrebbe però succedere un'italiana a Torres Novas, solito posto. Che ti devo dire, Enrico? Devo parlare da tifoso o devo parlare... Beh, ovviamente per noi follonichesi questo è un vanto, una grande soddisfazione, insomma, essere stati gli unici ad aver vinto questa coppa prestigiosa. Basti pensare che il Novara con 32 scudetti insomma non è mai riuscita a conquistarla, quindi ti puoi immaginare Follonica con 4 scudetti cosa significhi aver vinto questo trofeo. Quest'anno c'è la possibilità che effettivamente un'altra italiana la porti a casa. Eh sì, in finale c'è Trissino e Sarzana, la Final Four, quindi staremo a vedere. Tanto recupera Motaran, cerca spazio, va anche al tiro, la stecca di Marco Pagnini a dirgli di no. Allora Francesco Banini, Montigel chiuso, si parte ancora da Davide, ora Francesco, Montigel, Polonia però costretto a rimanere a centropista. Francesco Banini le finte, non ha spazio, Montigel, Davide Banini sbaglia per un attimo l'appoggio ma non si è accorto Piroli. Ancora Davide Banini, pochi secondi a chiudere l'azione d'attacco. Davide Banini tenta di mettere in mezzo, la palla allontanata. Ancora però Davide, chiuso anche da Sgaria. Montigel, Follonica che rimane a manovrare dalle parti dell'area di rigore veneta. Ancora Montigel, porta a spasso la pallina per tutta la pista a cercare Francesco Banini che ha spazio, va al tiro, la deviazione da parte di Piroli che poi lancia subito Ciocale, bloccato immediatamente da Montigel. Marco Pagnini, stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti di primo tempo con il vantaggio mare in mano siglato da Marco Pagnini dopo 5-11. Finita a terra Montigel che si lamenta ma poi si rialza l'argentino del Follonica. Ancora strattonato Davide Banini dietro porta, poi il passaggio per Francesco Banini, la palla intercettata, ci prova il Valdagno ma nulla da fare per Ciocale. Allora Davide Banini
per Marco al limite dell'area, poi il tiro, palo, palo, clamoroso palo al 20:30 per Francesco Banini, ben smarcato sull'azione combinata. Marco Pagnini davvero in ottima forma, blocca tutto Motaran, ancora Davide Banini dietro per Montigel, è entrato in pista Fede Pagnini proprio al posto di Francesco che ha colpito un palo clamoroso con Bruno Sgarea che sembrava fuori da pali. Marco Pagnini lotta insieme a Piroli, alla meglio sempre giocatore valdagnese, poi Cioccale, mentre Silva ha chiamato il suo secondo time out. Grandi trattenute in questa fase del match. Barozzi allontana, recupera ancora Motaran, Piroli, scambio sempre a centropista, ancora Davide Piroli, 32 anni ma esperienza anche tanta in Serie A2, poi a giocarsi la Serie A1 da protagonista. Ancora Motaran, Motaran le finte, lo scarico proprio su Piroli che non riesce a controllare bene la pallina. Allora Cioccale, chiuso da Marco Pagnini, in difesa davvero non molla, recupera Lobet, anzi Montigel, mentre sta per entrare Lobet al posto di Davide Banini per questi ultimi 2 minuti e 45 secondi. Ora Lobet, Montigel, poi Lobet al tiro esterno della rete, Montigel può recuperarla, poi Lobet si scontra con Cioccale, anche lo spagnolo si rialza subito, Follonica insiste, 10 secondi meno ora a chiudere l'attacco, va Marco Pagnini al tiro, colpito proprio Piroli che stoicamente si ferma, poi va giù Motaran, l'arbitro Alessandro Eccelsi che con Claudio Ferraro sta dirigendo il match, fa segno a Motaran di rialzarsi, di non fare tante storie. Mi garba questo atteggiamento, Maurizio? Ah sì, c'è stato un accenno di protesta insomma di Davide Motaran, gli arbitri però hanno fatto intendere subito che non c'era assolutamente, non c'erano gli estremi per un blu, fallo di squadra, quindi sì, mi piace, sì, mi piace, insomma, allora è un gioco maschio, quindi è giusto anche un po' di atteggiamenti di questo tipo. Sì, diciamo la verità, l'Ohe è un gioco di contatto, i contatti ci possono stare e quindi quello era un contatto, un fallo di squadra, un gioco di squadra, ma niente che di che, e quindi l'arbitro è Eccelsi, ha fatto bene secondo me, ma insomma poi tutto è opinabile, a dire al giocatore del Valdagno di rialzarsi. Questa è una partita per uomini duri, Maurizio. Sì, anche perché noi siamo abituati a un Ohe degli anni 80, insomma, dove gli arbitri non erano così fiscali, insomma, si giocava, si lottava, ci si dava anche qualche colpo proibito, quindi a me piace quel tipo di hockey. Senza farsi male però, Assolutamente. C'è da battere la punizione per il Valdagno. È entrato in pista anche Cocco, Motaran un po' più lontano, poi Cioccale proprio per la bomba di Davide Motaran, anzi era vicino Tonci De Oro in pista insieme anche a Piroli. Recupera la pallina Montigel per questi ultimi 2 minuti di primo tempo, Lobet, non si libera Montigel della marcatura di Motaran, qualche modo va nell'angolo, poi ancora per Lobet, Montigel va al tiro, non inquadra la porta, andiamo a cercare Fede Pagnini, ora Francesco Banini che scatta, mette in mezzo, ma non può arrivarci davvero Lobet che poi recupera nell'angolo,
Lobet mette in mezzo una grande pallina, poi Montigel a contrasto con Motaran finisce fuori dalla pista. Può gestire questo attacco il Valdagno, lo fa con Tonci De Oro. Motaran chiuso, recupera Montigel. Ora Fede Pagnini, stiamo per entrare nell'ultimo minuto, resiste l'1-0 dopo 5 minuti, firmato da Marco Pagnini. In area Lobet, tenta di liberarsi, ma Cocco con l'esperienza recupera l'ennesima pallina. Tonci De Oro, Cocco, Motaran, pista, tanti giocatori esperti di Mir. Ancora De Oro, Motaran, una ventina di secondi per chiudere l'attacco. De Oro va subito alla conclusione di prima intenzione, ma decisamente larga. Foloni allora può manovrare in questi ultimi 15 secondi. Lobet, Montigel fa segno che vuole lui la pallina. È un po' il general, Maurizio. Eh beh, allenatore in pista, Montigel. Finisce allora il primo tempo, non sono riusciti a concludere verso la porta. Tuo commento di questi primi 25 minuti? Sì, non è stata gestita benissimo quest'ultima pallina. Beh, insomma, il vantaggio del Follonia credo che sia meritato. La squadra è entrata in pista con un atteggiamento giusto, ha avuto il pallino del gioco per lunghi tratti, partita però molto equilibrata, molto difficile come era, insomma, nelle previsioni, quindi vediamo nel secondo tempo che succede. Bene, con questa allora è davvero tutto per la prima frazione, si va a riposo con il vantaggio Follonica 1-0 firmato da Marco Pagnini, ma saranno altri 25 minuti effettivi, tutti da vivere.
Prova, 1, 2, 3, prova. No, non ce l'ho. Non ce l'ho. Sì, ce l'ho, adesso sì. Adesso ce l'ho. Prova. Prova. Due, quattordici, due, tredici, dodici, undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Cinquantanove, cinquantotto, cinquantasette, cinquantasei, cinquantacinque, cinquantaquattro, cinquantatré, cinquantadue, cinquantuno, cinquanta.
Prova. Squadre di nuovo in pista al Capannino, sta per iniziare il secondo tempo di Galileo, Follonica, Y Sport, Valdagno, Maurizio Iccarelli, tanto te lo chiedo sempre, cosa hanno detto gli allenatori negli spogliatoi? Al di là di qualche dettaglio che probabilmente entrambi insomma avranno analizzato e magari avranno parlato con la squadra, però credo che insomma tutte e due le formazioni abbiano interpretato in maniera buona, ecco, questo primo tempo. Il Follonica ovviamente premiata dal gran gol di Marco Pagnini, il Valdagno ha tenuto bene, direi benissimo la pista, e quindi credo che abbiano avuto poco, ecco, da dire alle proprie squadre. È una partita così, è una partita che, dove i dettagli conteranno tantissimo, grande equilibrio, grande attenzione da parte di entrambe. È una partita così, insomma, ecco, gli allenatori lo sanno bene, sapevano bene a che tipo di incontro andavano ad affrontare. E sicuramente il Valdagno, insomma, è stato arginato, perché tre gol nel primo tempo in gara 1, 3-0 tra l'altro in gara 2 qui la scorsa settimana, nemmeno questa settimana, il turno infrasettimana di mercoledì, è chiaro che insomma qualcosa è cambiato per forza. Sì, assolutamente. È una partita diversa rispetto a quella di mercoledì. Mercoledì il Follonia si è fatto trovare impreparato, insomma, nei primi minuti di gioco. Stasera è un altro Follonia, che è ovviamente una squadra molto ben organizzata, attenta anche in fase difensiva, quindi è tutta un'altra storia, ecco, rispetto a qualche giorno fa. E sicuramente il sindaco Andrea Benini si sta divertendo, come l'altra sera, insomma, in tribuna lui ha conquistato quel posto, non lo molla, è grande appassionato, non perché ora le partite contano, ma insomma lui è venuto anche in periodi anche meno felici per il Follonica. Avanza allora Marco Pagnini, se n'è andato il primo minuto e mezzo di questa ripresa. Valdagno sicuramente meno pericoloso che nelle altre due gare, ma sicuramente grazie anche alla Follonica, più attento in difesa. Intanto però recupera la pallina, poi scivola il Valdagnese, poi il tiro di Marco Pagnini, para Bruno Sgar, è stato Cioccale che era andato giù, Motaran bloccato da Montigella, è al tiro, gran cannonata, probabilmente addirittura Davide Banini alla deviazione, Follonica però che recupera, ora Fede Pagnini, cercare Davide Banini, non vanno a pressarlo, allora Davide Banini può scaricare per Montigella, palla intercettata per un attimo, sempre Davide Banini. Marco Pagnini lascia lì la pallina, allora contropiede Veneto, Cocco, Cioccale a spazio, il tiro, ma Montigella fa muro. Cioccale in avanti per Tonci De Oro. Poi in avanti ancora per lo scatto di Cioccale, ma gli soffia la pallina come Arsenio Lupin, Nando Montigel. Colone attacca per linee centrali, Davide Banini. Poi Montigel lotta con Cioccale, Montigel la meglio, a spazio va il tiro da dietro Cioccale e probabilmente scatterà il cartellino blu. Cartellino blu. Tre minuti e 16 secondi. Blu a Cioccale. Intervento da dietro sulla stecca per il fallo su Montigel. Va Marco Pagnini che alla fine, dopo diversi errori in gara 2, ha superato Bruno Sgarria proprio su una punizione. Maurizio, fallo
c'è poi da discutere, insomma. Sì, il colpo sulla stecca netto, fallo senza discussione. Marco Pagnini ha sistemato la pallina. Dai 7,40 parte Marco Pagnini, le finte davanti a Sgaria, ancora le finte, il tiro, para il portiere, si rimane sull'1-0. Adesso 2 minuti di power play per la formazione maremmana, ma Donci De Oro scatta la pallina a rimorchio, ma lì c'è Marco Pagnini, va Pagnini, vuole ragionarci un po' Silva, fate entrare anche Francesco Banini. Scambio con Davide, ancora Francesco, Davide entra in area, ancora Francesco, il tiro, De Oro si immola, ancora Follonica, ci sono gli incitamenti da parte della panchina di Diego Mir, mentre Silva chiama quello schema. Ora Marco Pagnini in area, il tiro, gol di Nando Montigel, l'assist di Marco Pagnini, Follonica 2, Valdagno 0. Bellissima azione del Follonica che ha gestito in maniera impeccabile la superiorità numerica, grande assist alla fine di Marco Pagnini, e Nando Montigel non si è fatto certo pregare, ha scaraventato in rete la palla del 2-0 a 20:46 dalla fine della partita. Il Follonica raddoppia, ed è un raddoppio, Enrico, importante, davvero pesante. Eh sì, tra l'altro Sergio Silva ha urlato come un indemoniato, dato la botta da parte di Cocco, ma larga, come un indemoniato, dicevo, perché chiamava proprio quel preciso passaggio e Montigel si è ritrovato solissimo, un rigore in movimento. Eh sì, sì, un rigore in movimento, bravo Nando, freddo a mettere dentro, sì, Sergio voleva quello, nell'azione prima non erano riusciti ad arrivare alla conclusione, si è un po' arrabbiato, però poi alla fine la squadra ce l'ha fatta, e come detto questo è un 2-0 davvero molto molto pesante. Eh sì, secondo gol nei playoff per Montigel, che quest'anno, insomma, è tornato al gol con più continuità, 13 in campionato, 5 anche in World Skate Europe, insomma, per essere un difensore, 2 anche in Coppa Italia, che gli vogliamo chiedere? Assolutamente niente, insomma, sta facendo più di quello che ci si potesse aspettare, è un grande giocatore, un giocatore veramente, un uomo squadra, e insomma, se riesce a trovare anche il gol, credo che per il Follonia sia veramente molto molto importante. Un grande acquisto quello di Nando Montigel, che in queste due stagioni ha fatto veramente cose strabilianti. Intanto contropiede del Follonia, Marco Pagnini per Davide, il gol di Davide Banini, ed è il 3-0 firmato da Davide Banini, si è aperto il Valdagno, contropiede, l'assist al bacio, e Davide Banini l'ha messa nel sacco, 3-0. Eh sì, bellissima azione di contropiede del Follonica, tutto bello, tutto perfetto, la vediamo, parte Marco Pagnini, assist per Davide che trova l'angolo lontano alla sinistra di Bruno Sgaria, niente da fare, Follonica che scappa via sul 3-0, grande ovviamente entusiasmo in curva, la partita sta prendendo davvero la piega che voleva Sergio Silva. Eh sì, praticamente in 30 secondi il Follonica ha bussato 2 volte, si è aperta la porta di Bruno Sgaria, Follonica vola via in questa prima fase di secondo tempo. Dicevamo di Montigel, per chiudere il discorso, ha fatto bene il direttore sportivo Simone Pantani a farlo firmare subito il rinnovo di contratto, lui ma anche Barozzi. Ma sì, questo è stato un colpo davvero importante da parte della società, prendere Barozzi e Montigel e confermarli, insomma, anche per le prossime stagioni, credo che sia stata un'operazione davvero di grande lungimiranza, di grande intelligenza da parte di Simone Pantani e di tutta la società. Manca ancora una vita in questa serie, mai dire mai, ma in generale mai dire mai nell'hockey, può succedere di tutto, ma il Follonica sembra davvero più quadrato, e Diego Mir chiama il time out.
Francesco Banini, le finte, limite dell'area, al tiro, troppe gambe davanti a lui, la pallina deviata, recupera Motaran, non ci sta il Valdagno. De Oro al tiro, ma Marco Pagnini questa sera, Marco Maurizio, decisivo. Sì, Marco davvero è entrato in pista con come le serate migliori, davvero è importante per lui, insomma, in una stagione con un po' di difficoltà anche fisiche, insomma ha avuto qualche problemino Marco, e stasera invece sta dando il suo contributo. Intanto grande respinta di Leo Barozzi, davvero una palla bassa mortifera, è riuscita ad intercettare, e sono particolarmente contento insomma per Marco, perché in una gara decisiva ha dato davvero un grande, grande contributo. Tra l'altro per Davide Banini, terzo gol nei playoff in campionato, 23, 1 in Coppa Italia, 8 anche in World Skate Europe. Ma come si fa con questi giocatori nati e cresciuti a quanta? 50 metri dal capannino, secondo me hanno respirato nella culla l'hockey. Però sono veramente cresciuti a pane e hockey, perché insomma anche da piccolissimi, quando non sapevano cosa fare, venivano al capannino a passare le giornate e magari a giocare anche fuori dalla pista con la stecca e con gli altri compagni di gioco, quindi sono nati qui, sono cresciuti qui, e mi sento di poter dire che faranno una lunga e grande carriera qui a Follonica. Eh sì, anche perché abbiamo saputo, insomma, ce l'hanno confermato anche loro, che la richiesta arrivata da più parti, tra cui Forte De Marmi, è stata declinata, ha detto grazie ma noi vogliamo vincere a Follonica. Intanto eccolo qui Massimo Pagnini a sinistra con il giubbotto d'ordinanza, e a destra con quello verde il sindaco Andrea Beninè. Come hai fatto bene a ricordarlo, partecipa sempre alle partite, viene a vedere, fa il tifoso, insomma, via. Sì, sì, no, ma questo credo che sia sotto gli occhi di tutti, insomma, ormai sono molti anni che Andrea Benini segue l'hockey con grande partecipazione, con grande passione, anche con buona competenza, perché insomma dopo tanti anni poi comincia a capire le dinamiche di questo sport non facile da capire, e quindi una presenza sempre molto, molto piacevole. Basta che non gliele spieghi Massimo Pagnini. Assolutamente. Intanto il Valdagno recupera la pallina, scatta Motaran, limite, il tiro, gran botta, ma Barozzi, monumentale questa sera davvero. Fino a questo momento sta abbassando anche lui la Sara Cinesca, come aveva fatto per gran parte della partita di gara 2 Bruno Sgaria. Va Tonci De Oro, il tiro, sempre Barozzi. Valdagno che spinge, deve recuperare tre gol la formazione di Agomir. Poi Montigel che aspetta l'arrivo dei compagni. Lobet, Francesco Banini, Fede Pagnini. Gli Ultras Eagles hanno, come detto, abbiamo ricordato, cominciato a cantare addirittura quasi più di un'ora prima dell'inizio della partita, hanno fatto una bella merenda. È il merendero proprio alle spalle della curva nel giardinetto che delimita appunto il capannino, e ora a gran voce stanno incitando i propri beniamini. Intanto Francesco Banini, la parata di Sgaria, rientra in pista Piroli al posto di Motaran, tenta qualcosa Mir, che fa rialzare anche il suo numero 21 Ciocale, Fabrizio Martin Ciocale. Rimessa in gioco del Follonica nell'angolo, manovra Montigel, poi Fede Pagnini, il tiro, la spara fuori, aveva l'angolo e un po' di spazio. Poi sempre Lobet, chiuso però da Gonzalez. Lobet però lotta, indemoniato in tre per soffiargli la pallina. Cocco che poi va a uscire per far entrare proprio Giocale. Che va al tiro Barozzi, con i guantoni respinge Lobet. Montigel.
Francesco Banini in area, costretto però ad allargarsi all'ultimo minuto. Gli soffiano la pallina, lo fa Gonzalez che parte, lo scarico per Piroli, gran diagonale largo di un soffio, buona opportunità per il numero 8 del Valdagno, poi arriva un fischio, non so cosa è successo, forse è scivolato Leo Barozzi. Sì, penso di sì, chiede forse di asciugare la pista probabilmente. Eh sì, ricordiamolo, insomma è vero che in questi giorni non sono proprio caldissimi, però un po' di umidità, di sudore, e con i pattini non si sta in piedi, bisogna asciugare le mattonelle. Sì, certo, poi sai, portiere, la zona del portiere è sempre una zona molto delicata e quindi chiede spesso, ecco lei, insomma, l'intervento degli addetti per sistemare insomma, la sua area. Canta la curva, soprattutto balla e salta. Ma ancora la partita è lunghissima, 15 minuti e 51, c'è tanto tempo. Abbiamo visto Folloni, insomma, in 4 minuti in gara 2 ha recuperato 3 gol. No, beh, la partita è ovviamente lunga, lunghissima, però insomma, mi sembra che stasera è Folloni è decisamente diverso, ecco, dalle altre due gare, appunto, sempre con il Valdagno. Stasera è una squadra messa benissimo, e intanto l'occasione ancora per Didac, messa benissimo, insomma, in pista, la squadra quadrata, la squadra concentrata, e 15 minuti sono tanti, però insomma fino a questo momento mi sembra che il 3-0 sia ampiamente meritato, ecco, dai ragazzi di Sergio Silva. Sì, Lobet ci aveva provato ma Sgaria, bravissimo a dirgli di no, recuperato la pallina al Follonica Montigel, cercare Francesco Banini che non è posizionato nel migliore dei modi, Gonzalez, anche lui gli soffia la sfera, poi parte in contropiede, aspetta l'arrivo dei compagni, bloccato Montigel, Fede Pagnini, scatta Francesco Banini a tagliare l'area di rigore, ma non poteva davvero arrivarci Lobet. Allora Piroli per Gonzalez, ma lì c'è Barozzi che oggi, lo ricordiamo, compie gli anni, entra nei 35, Leo Barozzi, ma sembra un bimbetto, davvero tenuta atletica e fisica mostruosa, poi capacità tecniche nemmeno a parlarne, è da un decennio e più che sta dimostrando di essere tra i migliori interpreti del ruolo di goalkeeper in Italia. Siamo stati fortunati ad assistere alle gesta in tanti anni di giocatori fenomenali, e ora è il turno di Barozzi e anche Riccardo Ognata, per citarne un paio, ma lo stesso Bruno Sgaria sta facendo un campionato e anche queste serie davvero entusiasmanti. Ancora Montigel, Lobet, va Montigel a crearsi un po' di spazio, lo insegue Manuel Mir e poi commette fallo, era un pezzo che il Valdagno non commetteva fallo, sale ora a 8, 6 quelli del Folloni, arriva il time out chiamato da Sergio Silva. Si parla un po' di quello che potrà succedere, è chiaro che il Valdagno ha bisogno di trovare la via della rete se vuole sperare, insomma, di riaprire questa partita. Eh sì, sì, insomma 13 minuti, quasi 14 alla fine, sono sempre tanti, è chiaro che il Valdagno dovrà cercare in qualche modo di trovare un gol per riaccendere, insomma, le proprie speranze, non sarà facile perché il Follonica sta difendendo bene. Non concede nulla, poco comunque la formazione di Diego Mir, però il Valdagno ha bisogno di aumentare il numero dei giri, ha bisogno di trovare una giocata, una soluzione, un episodio che insomma possa rimetterla un attimino in carreggiata. Sta per concludersi il minuto di sospensione, indicazione da parte di Silva e di Mir ai propri giocatori, entrava in pista Davide Banini.
Pallina per il Valdagno. Manovra Cioccale, Manuel Mir, Motaran. Ancora Cioccale, le finte, Motaran a spazio, va al tiro, Barozzi blocca tutto. Bella combinazione questa, perché la difesa del Follone ha chiuso sull'incursione dei giocatori lasciando spazio a Davide Motaran, che dai 15 metri ha provato la botta centrale, ma lì c'era Barozzi. Poi finisce a terra Piroli. Il fallo lo ha commesso lui per la trattenuta. Arriva un altro fallo perché Piroli si è portato via la pallina. Va Francesco Vanini. Ancora Montigel, Montigel mette in mezzo, sgare, allontana, recupera ancora Davide Banini, che sa sempre dove mettersi al momento giusto. Poi le finte a scattare un po' da avversari, riesce a servire il fratello Francesco, Fede Pagnini. Va Francesco Banini, la cannonata, ma lì c'è sgaria, tiro da angolo difficile, poi era uscito un po' Bruno Sgarri, ha chiuso bene la porta. Va ancora Francesco Banini, Fede Pagnini bloccato, contropiede Motaran a spazio, poi Gonzalez, anzi Cioccale blocca tutto, Barozzi, Montigel, ancora Montigel ma non vuole tirare, chiuso da Piroli. Va ancora Montigel, rimane in possesso pallina, l'argentino in area, Montigel, ubriaca di finte gli avversari, alla fine gli tolgono la sfera. Piroli, abbiamo ampiamente superato metà della ripresa. Valdagno ci prova, ci sta provando in tutti i modi. Ancora Davide Banini, va per linee centrali, poi lo scarico per Francesco. Ancora Montigel, mentre Sergio Silva sta per far rientrare Marco Pagnini. Va Francesco, in area però non può liberarsi Fede Pagnini, franco bollato da Piroli. Ancora Fede Pagnini per Francesco Banini. Entrato in pista alla fine Marco, stanno per scadere 45 secondi, il Valdagno recupera, Motaran, non lo vorrei dire, mi sembra un momento di stanca della partita o perlomeno difese più attente. Sì, è un momento un po' così, in attesa poi della fase finale, dove chiaramente insomma il Valdagno cercherà di spingere al massimo per provare a rientrare in gara. Al Follonica tutto sommato va bene così, ecco, 3-0. Intanto Piroli soffia la pallina a Davide Vanini, però c'è Barozzi e con un doppio intervento ancora salva la sua gabbia. Dicevo, al Follonica va bene così perché ovviamente è avanti di 3-0, ormai stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di partita e quindi insomma il tempo che passa va benissimo ovviamente. Eh sì, più trascorrono minuti e per chi vince insomma la strada si fa più corta. Chiaro che Follonica insomma in casa, trascinato dal proprio pubblico, ha in mano in questo momento la partita. Tanto il tiro di Francesco Banini scavalca sgaria, ma termina di poco al lato. Recupera ora Marco, bloccato, mentre a Forte dei Marmi il risultato è ancora in bilico, 2-1 per la formazione versiliese. Follonica è atteso se passa il turno dalle semifinali da Valdagno, logicamente se passa il turno dall'Lodi, che ha liquidato in due partite il Grosseto.
con la formazione di Federico Paghi, comunque battagliera fino all'ultimo secondo. Ancora Fede Pagnini, poi in area Sgaria, blocca in due tempi Fede Pagnini. Tonci De Oro, ora Mutaran, mentre è pronto a rientrare anche Mattia Cocco, va De Oro, ma Barozzi su queste rasoriate è fin qui impeccabile. Marco Pagnini, Fede Pagnini, Colonia amministra, indietro per Francesco Banini, ancora Marco, poi il tocco, la pallina in difesa della formazione maremmana, in due del Valdagno vanno a recuperare Manuel Mir, Mutaran deve stare attento perché è lui l'ultimo uomo, dato un'occhiata, poi Mutaran, la palla allontanata, la recupera Davide Barini davanti a Settonci De Oro, Barini cannonata leggermente alta, ancora De Oro, il tiro, Barozzi strepitoso. La pallina era indirizzata all'angolino, ci ha messo la manona. Poi Francesco Banini salta tutti, entra in area, bloccato, poi il tiro di Marco Pagnini. La parata di Sgaria, recupera Tonci De Oro. Ormai la partita ha preso la piega da te a Girristallo, Maurizio, avanti e indietro, non ci si ferma più. Eh sì, ora è veramente grande spettacolo al capannino, occasioni da una parte, da una parte e dall'altra, grande numero di Francesco Banini come in precedenza qualche minuto fa, grande giocata, però Sgaria ha detto di no anche in questa occasione, si rimane sul 3-0, Valdagno che ci prova, ma si aprono anche spazi importanti insomma per le ripartenze del Follonica, che è andato vicinissimo appunto al quarto gol proprio con Marco Pagnini. Tanto Fede Pagnini non riesce a riportare nella metà campo d'attacco entro 5 secondi la pallina, arriva il time out da Diego Mir, qui possiamo dire che è il momento decisivo, Maurizio, cioè se il Valdagno non segna Follonica chiuderà ancora di più a doppia mandata le proprie maglie. Eh sì, ora 7 minuti alla fine, è chiaro che si entra nella fase calda che può o riaprire il match o chiuderlo insomma, perché in buona sostanza poi se il Valdagno troverà il gol la partita chiaramente si riaprirà, se il gol lo troverà il Follonica di fatto chiuderà la sfida. Intanto sì, no, siccome forse sono anche un po' sordo, non riuscivo a capire che dicevano la curva Simone Pantani, e siccome l'ho qui accanto ma guarda, ha detto Simone Pantani, ma assolutamente sì, insomma, un direttore, c'è solo un direttore. L'applauso della curva del Follonia, insomma, per un uomo di curva come appunto Simone Pantani, lui nato e cresciuto appunto nel tifo organizzato del Follonia, oggi ricopre un ruolo importante, insomma. Lo riconosco, però Sergio Silva, sentito sì. Per anni. Certo. L'ombre del partito, Sergio Silva, con una doppietta micidiale contro il Reus, e in pochi minuti alla fine ribaltò il 2-1 spagnolo, e con quella vittoria in gara 2 della Final Four di Torres Novas, Follonica cominciò a vedere la Champions League. Tonci De Oro chiama il blocco di Cocco, rimane in possesso ancora Tonci, tenta di liberarsi di Lobet, mette in mezzo ma difficile per Gonzalez, poi ancora De Oro, ma lì c'è Barozzi, si dispera il Tonci, ma Barozzi stasera, come detto, è il giorno del suo compleanno. Poi si lotta ancora la balaustra, Fede Pagnini, Tonci De Oro però non molla, ora sono in due alla meglio Mattia Cocco, poi Cocco al tiro, la palla deviata, arriva un fischio, è il nono fallo di squadra del Follonica, 8
quelli del Valdagno. Siamo lì da come eravamo partiti, insomma, con i primi falli in pochissimi minuti si poteva tranquillamente andare oltre il decimo, invece poi le squadre si sono tranquillizzate, insomma, sono venuti molti meno falli, insomma, nel corso della fase finale del primo tempo e in questo secondo. Adesso siamo a 9 falli appunto per il Follonica, 8 per il Valdagno, però insomma mancano 5 minuti e mezzo alla fine, quindi siamo nella norma, diciamo. Di sì, ma mai distrarsi, perché insomma tra punizioni di prima e quant'altro può succedere di tutto, quindi facile nell'Hockey recuperare. Tanta avanza Gonzalez, lo prende Davide Barini, che partita ha fatto anche il Dadda. Poi Lobet, lo scarico per Marco Pagnini, Montigel, Davide Barini, Follonica va ai 4 cantoni, il Valdagno alla fine recupera, costretto a inseguire, ma Cocco finisce a terra, non c'è fischio, va Marco Pagnini, indietro ancora per Montigel ha spazio, viene buttato giù da Gonzalez, anche qui difficile lamentarsi, insomma Montigel aveva visto un'autostrada Marizio, era andato, ma è chiaro che Gonzalez in qualche modo l'ha bloccato. Sì, Nando chiedeva forse il cartellino blu, però mi sembra che la decisione degli arbitri sia corretta, è fallo di squadra, quindi siamo a 9 falli di squadra sia per il Follonica che per il Valdagno. Insomma, al prossimo scatterà il tiro diretto. Sì, tra l'altro a forte sempre 2-1 per la formazione versiliese, mancano circa 8 minuti alla fine, noi siamo forse un pochino avanti, ma giusto un po'. Insomma, ancora manca tanto, partita in equilibrio, grande equilibrio tra Forte e Bassano, gara 3, insomma, questo sta dicendo, vediamo cosa succede, insomma, in questa ultima fase del match. Si asciuga ancora la pista, lavoro per Moretti, il babbo dell'arbitro, di Daniele, il grande Remo Moretti, davvero persona impagabile Remo Moretti. Intanto l'arbitro Claudio Ferraro, che insieme ad Alessandro e Chelsea di Novara, Claudio Ferraro di Bassano, sta dirigendo il match, fatto segno che servirà il fischietto per riprendere l'azione sulla pallina Lobet e Davide Banini. Scarico per Marco, le finte, va Marco Pagnini, ma non vuole tirare. In qualche modo Davide Banini, ancora a cercare Lobet. Pallina per Marco Pagnini, ancora Davide. Follonica che manovra e soprattutto fa passare secondi preziosi. Poi Davide Banini, si lamenta Cocco, Marco Pagnini. È andato giù Banini, è andato un'occhiataccia. Poi anche in questo caso l'appoggio è un po' lungo. Lobet lascia lì la pallina, mentre Chelsea, non inquadrato, sta dicendo a Silva: ho visto io. Tonci De Oro, uno degli ultimi a mollare, palla per Cioccale, ancora De Oro, poi Gonzalez allontana Barozzi, preso un pochino per la maglietta Pagnini, Marco, Maurizio. Vabbè, ma ormai la linea degli arbitri è questa, insomma, di lasciar giocare. Ancora Tonci De Oro, tenta di mettere in mezzo, la palla ancora allontanata da Barozzi, poi recupera Montigel, c'è spazio per il contropiede, 2-0, va Lobet, para tutto Bruno Sgaria, poi recupera Tonci De Oro, poteva chiuderla qui il Follonica, e allora Silva chiama il time out, finisce a terra De Oro, non c'è fischio, cenno di intesa tra due fischietti, ancora Cioccale, De Oro, Cioccale, poi l'argentino, gol, la rete di De Oro, Gaston Tonci De Oro, è filtrata la pallina, segna anche in questa partita, 3-1.
Sì, la palla non fortissima, tantissimi giocatori davanti alla gabbia di Barozzi, quindi sicuramente non ha visto partire il tiro, palla è senza accata sotto la traversa, Valdagno che accorcia le distanze, 3-11 dalla fine, e saranno insomma 3 minuti adesso veramente molto molto intensi, time out intanto chiesto da Sergio Silva, insomma ultimi consigli Enrico per questi ultimi minuti davvero, sì, incandescenti. Tutte e due le squadre sono a 9 falli, quindi insomma mai dire mai e può succedere di tutto, frasi fatte ma mai vere come nell'OE, frasi fatte ma assolutamente attuali perché questa è la situazione, quindi 3-1, 3-1, 3-11 alla fine della partita, 9 falli per il Valdagno, 9 falli per il Follonica. E allora faremo a vedere le indicazioni soprattutto di Silva e di Mir ai suoi giocatori. Due gol di vantaggio sono sempre un buon bottino, ma Follonica deve stare attento soprattutto alla voglia di questo Valdagno che in tutte le partite contro Maremmani è rimasto lì attaccato. E la curva, gli Eagles tornano a cantare. Si riparte da Davide Panini dopo il gol di Tonci De Oro, anche per Tonci. In campionato si è divertito con 16 reti, poi in queste finali sta segnando, ha segnato praticamente in tutte e tre le partite, anche il gol che aveva illuso sul 6-5 nel secondo tempo supplementare la formazione veneta, poi la rete di Francesco Banini per il 6-6 e i rigori. Tanto si lotta, finisce a terra Montigella. Non è però fallo di squadra. Chiedono spiegazioni i giocatori del Valdagno. Si discute ancora un po', ma la pallina dovrebbe essere del Valdagno. Probabilmente l'arbitro ha fischiato la scivolata. Anzi no, sì, allora è del Follonica. Recupera la pallina Francesco Banini, poi tenta di andarsene, salta Gonzalez, la finta centropista, poi lo scarico per Montigella chiuso da Ciocale nell'angolo, sono in tre, recupera Cocco, poi Francesco Banini in qualche modo frena la ripartenza veneta. Va il capitano, il veteranissimo del Valdagno, Ciocale però indirizza in una posizione di campo, non ci sono compagni, recupera Motaran, Motaran al tiro, ben indirizzato ma un pochino largo. Allora Montigella, Francesco Banini, in avanti c'è Davide Banini, il tiro fuori, incredibile! Era praticamente solissimo davanti a Sgaria, ultimi due minuti, Cocco, Ciocale, si scontrano due giocatori del Valdagno, non può essere fallo. Indietro a cercare ancora Motaran, va Motaran ma il pattino di Francesco Banini che poi la ributtano avanti ma non c'è compagni, trascorrono però secondi, 90 alla fine. Maurizio, incomincia l'ultimo quasi giro d'orologio. Eh sì, Valdagno a testa bassa, carica il Follonica, palle buttate in mezzo, tiri di Motaran, insomma le sta provando davvero di tutte, la formazione di Diego Mir, il Follonica cerca ovviamente di far trascorrere i secondi, di far girare la pallina, non è facile perché insomma il Valdagno è davvero molto aggressivo in questa fase finale, finora c'è riuscito il Follonica, adesso intanto
occasione ancora per il Valdagno e Barozzi a dire ancora di no. Sì, Gonzalez, avandrizzato bene, ma Barozzi è andata la parata, siamo nell'ultimo minuto. Follani ha un passo dal traguardo. Montigel la caccia lontano, non la recupera per un attimo Fede Pagnini, poi ancora Ciocale in area, Cocco bloccato. Motaran, lo scarico per Ciocale, il Valdagno orgoglio fino alla fine, ancora Davide Motaran, il fallo commesso da Ciocale, è il decimo fallo, il Follonica avrà un tiro libero a 26 secondi dalla fine. Eh sì, qui c'è l'occasione per il Follonica di mettere davvero la parola fine su questa partita. Il decimo fallo di squadra lo commette il Valdagno, adesso tutto il capannino è in piedi a rendere omaggio insomma a questa squadra straordinaria, al Follonica, che sta conquistando ormai a un passo insomma dall'accesso alla semifinale scudetto. Davide Banini sul punto di battuta. E allora Davide Banini parte con la rincorsa, le finte, avanza, il tiro gol! La rete di Davide Banini, 4-1, il Follonica vola in semifinale. Il Follonica vola in semifinale, ora lo possiamo dire. In settimana Sergio Silva, dopo il pareggio, ne ha confidato lunedì, saremo a parlare del Follonica in semifinale, quindi era convinto, era sicuro di questo epilogo. Il Follonica ha fatto una grande partita, onore anche al Valdagno che ha tenuto testa ai bianco-azzurri, ma credo che di poter dire, Enrico, che sul successo del Follonica non ci sia veramente niente da dire. E allora, ultimi secondi, lascio libero Maurizio Ceccarelli perché deve andare a aiutare la premiazione dell'MVP, ci prova Cocco, Barozzi a degli di no! Finisce la partita, il Follonica torna ad una semifinale scudetto e il 18 maggio di mercoledì sfiderà qui al Capannino l'Amatori, Huasca e Lodi per gara 1. Festeggiamenti sotto la curva degli Ultra Seagulls, tutta la squadra a prendersi l'applauso. Per il Valdagno invece un ritorno in Veneto con un pizzico di delusione amara, ma credo che bisogna fare solo complimenti a questa squadra perché ha dato davvero tutto. Sono due quintetti che sostanzialmente si equivalgono, che hanno valori simili, forse il Valdagno un pizzico in più di esperienza con giocatori con qualche anno in più di media, ma Follonica ha dalla sua dei talenti futuri su tutti. Francesco Manini, vediamo Sergio Silva come non mai visto prima a gasare la sua curva per un traguardo quest'anno, insomma Final Four di Coppa Italia, finale di World Skate Europe, semifinale di campionato in lotta per lo scudetto contro un Lodi fortissimo, ma anche qui ci sarà da battagliare. Tra l'altro la serie è più lunga, 3-5, quindi insomma anche le energie e delle panchine saranno utili. Stasera Silva ha deciso di giocare con meno giocatori, ha fatto ruotare giusto Francesco Banini e Lopez, ma insomma alla fine ha avuto la meglio. Un 4-1 come la prima gara di questa stagione, tra l'altro in trasferta. Adesso il Follonica a centropista aspetta di salutare i valdagnesi che vanno a prendersi gli applausi della loro curva. Grandissimo gesto anche questo dei giocatori di Diego Mir, che viene consolato, non inquadrato, dall'arbitro Alessandro Eccelsi. Davvero c'è da dire poco, grande pubblico, grande partita e soprattutto grande vittoria per i maremmani. Credo che l'MVP di questa sfida sia Marco Pagnini, non solo perché ha sbloccato il match dopo 5 minuti, ma perché ha fornito assist e ogni volta in pista.
ha dato veramente spettacolo con chiusure e ripartenze. Si prendano gli applausi anche i giocatori del Valdagno. Cocco, da gran campione, ringrazia. Una bella soddisfazione anche questo. E allora il Folloni che va a fare il suo solito giro di pista. Credo che Leo Barozzi dovrà portare al prossimo allenamento reazione tripla di Pasticcini. Stavo battuto la sola volta da Tonci De Oro, un tiro che veramente non ha visto in nessun modo. Eccolo qui, il Galleo Follonica che va a prendersi i meritati applausi dai suoi tifosi. Ancora qualche secondo e poi l'ex arbitro Giulio Chiti che realizza queste magnifiche lampade recuperando il legno dalle mareggiate sulla spiaggia e poi realizzando appunto tutto il meccanismo di accensione mettendoci la lampadina e il cappello. E allora si va con la premiazione con Maurizio Carelli, è andato in pista a fare almeno una foto al vincitore. Anche lo speaker, in questo caso Franco Ciullini, è andato a salutare Leo Barozzi per il compleanno. E allora vince l'MVP della partita Marco Pagnini, altri applausi per il Golden Boy del Golfo. Ed eccolo qui l'arbitro Giulio Chiti, che viene prima immortalato, sorridente Marco Pagnini, sorridente anche Giulio Chiti. Marco Pagnini fa vedere il premio, eccolo qui, poi dopo si fa i conti, sta dicendo la curva, sicuramente una birra sarà per tutti. Con questo allora è davvero tutto, io ringrazio Maurizio Ceccarelli che è andato in pista insieme a Giulio Chiti e Marco Pagnini, ringrazio Leonida Romualdi per la regia che ci stiamo divertendo con i replay e ringrazio soprattutto l'amico Andrea Burgio per le riprese. Con questo è tutto, noi ci risentiamo qui dal Capannino sicuramente il 18 di maggio. Da Rio Giovannelli un saluto e ringraziamento, alle prossime sfide con l'Hockey su Pista.